Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui per farvi finalmente il tanto aspettato video sulle mie esperienze paranormali. C'è da premettere che, giustamente, in moltissimi su queste cose non ci credono. Ci sta, nel senso che io stessa, anche se credo che ci sia una forma di energia diversa da quella che noi conosciamo, mettiamola così, sono la prima che ovviamente assolutamente non credo alle cose da film, nel senso che il fantasma che vi si presenta proprio davanti, la vedo una cosa molto molto difficile, perché per materializzarsi una forma di energia di questo tipo ha bisogno di energie esterne troppo forti, ecco, mettiamola così. Poi comunque ho studiato un pochino da autodidatta, ovviamente, un po' dell'argomento, e comunque sono arrivata alla conclusione di molti che comunque le cose, ecco, da film non esistono, quelle proprio da film horror forti non esistono. Io comunque oggi vi racconterò una mia esperienza che ho comunque vissuto e che non mi sono spiegata, mettiamola così, non me la sono tanto spiegata e quindi adesso ve la racconto. Allora, ero un pochino più piccola di adesso, ovviamente, io non avevo ancora mia figlia e ovviamente dove andavano i miei andavo io. E mi pare che verso i 12-13 anni, credo, ma forse pure più piccolina. Comunque, andammo con i miei genitori per un'estate, sempre in Puglia, ma non a casa dei miei nonni. Andammo in un villaggio turistico con tanto di animazione, l'hotel. Noi però stavamo tipo in una mini casetta tutta per noi, dove appunto si poteva mangiare dentro, c'era la cucina, il bagno. Era molto carino e quindi sì, io ero piccolina, comunque era una delle mie prime esperienze, tra virgolette, da sola, nel senso che i miei genitori mi avevano dato il via libera per andare praticamente ovunque. E poi questo villaggio turistico era chiuso, quindi in pratica, cioè tu entravi con la macchina e poi c'era questa cosa enorme, questa enorme distesa di tra case, piscine, c'era la discoteca, tutto, la pineta e la spiaggia, quindi cioè, non, diciamo non. Dove vai? Nel senso, sì, vai nella spiaggia dove c'è tutto il resto. Quanto sto gesticolando oggi? C'è la spiaggia, c'è tutto il resto, ma non è che potevo andare chissà dove. Insomma, una sera, proprio l'ultima sera, inizia in modo strano, inizia veramente in modo strano. I miei genitori, ai tempi avevamo solo la perla, avevamo non la ira, la perla. Quindi sì, avrò avuto 12-13 anni. E i miei genitori portano, come al solito, come tutte le sere, portano la perla nella pianetina che c'era lì vicino. Avevamo una piccola pianeta, tutte con alberi lunghi, alti, folti, e non c'erano luci dentro la pianeta, però i miei la portavano insieme a perla. Di solito andavo anch'io, però quella sera mi stavo preparando perché era, mi pare, la serata bianca, quindi ci si vestiva tutte di bianco, ci si truccava di bianco, sì, mi truccavo già io. E poi ero stanca perché ero stata tutta la giornata in piscina, quindi ero stanchissima. E quindi erano andati i miei genitori nella pineta. Io ero rimasta in camera, ero in bagno e mi ricordo che mi ero fatta la doccia, mi ero improfumata, tutta quanta. E uscita dalla doccia, prima cosa strana, perché con la coda dell'occhio avevo visto come un'ombra. Però lì per lì non ci avevo fatto tanto caso, nel senso, lì per lì io non ci avevo fatto tanto caso, io me la ricordo bene quella sensazione, ma ho detto vabbè, mi avranno girato gli occhi, poi comunque avevo preso un sacco di sole, ho detto vabbè, sarà una sottospecie di, sai, gli occhi ogni tanto te lo fanno, nel senso che se ti giri velocemente magari vedi un'ombra, ma sono gli occhi, non è qualcosa. Mi riverso, insomma, mi faccio le mie cosine, mi metto nella sala dove, che praticamente era stanza da letto, più si dormiva tutti insieme, cioè era tutto uno, c'era la cucina, stanza da letto, altro lettino per me, però io dormivo con mamma, papà dormiva nel lettino, ma non per niente, ma perché io, cioè, ero un po' da piccolina, quando stavo in un posto nuovo, avevo un po' paura di dormire la notte, ecco, vabbè, oh ragazzi, avevo 12 anni comunque. Però comunque mi ricordo che papà preferiva comunque dormire nel lettino, perché gli arrivava direttamente l'aria condizionata sul lettino, quindi lui stava lì, ah, pigliami tutta aria, pigliami, 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 questa è pulizia.
E quindi niente, quindi lui stava lì tranquillo, cioè eravamo tutti felici e tutti contenti. Io avevo il mio angoletto, stavo bella lì con il mio Nintendo DS e appunto stavo tranquilla. Mi ero messa dentro quella stanza che stavo appunto da sola e mi stavo asciugando i capelli perché c'era la presa vicino dove stavo io nel letto. E poi c'era una vetrata che era bellissima perché dava praticamente sulla pineta. E poi dall'altra parte si vedevano tipo delle colline, delle montagne, era bellissimo. Però di sera non si vedeva praticamente nulla, era tutto spento, tutto buio. Le uniche luci che entravano erano perché noi praticamente tutta la movida, tutta la vita, quindi con discotechina, perché era piccola comunque, bar dove si vedeva piscina, tutto, spiaggia, era praticamente qui c'erano le case, stava tutto di là. E quindi di qua c'era la pineta, dove c'erano le case c'era la pineta. Quindi stavi o di fronte per vedere, no, tutto dove c'erano luci e gente. E poi la parte, diciamo, camere da letto di tutti quanti erano comunque al riparo, quindi anche se c'era la musica non disturbava perché tu stavi comunque dalla parte della pineta. Però appunto le uniche luci che arrivavano dalla pineta erano poche, erano qualche casetta lì, c'era qualche lampioncino, ma nella pineta no. Quindi però era bello, cioè era un bello spettacolo, era veramente bello. Vabbè, comunque sia, bello spettacolo a parte, io stavo lì ad asciugarmi i capelli. Un'altra volta con il phon acceso, un'altra volta vidi con la coda dell'occhio un'altra ombra. Lì mi sono spaventata perché ho detto: ma che cazzo era successo? Ma che so queste ombre? Cioè, che è? Lì mi sono spaventata. Riaccendo il phon, avevo paura, cioè ve lo dico, io avevo paura. E sento, anche se con il phon acceso, sento come un rumore di roba che cade. Lì mi sono proprio. Cioè, lì proprio. Lì sono morta, lì avevo proprio paura e ero pietrificata, non sapevo che fare. Ho chiamato mia mamma, non mi ha risposto. Comunque, io tutta impanicata, mi lasciai i capelli praticamente bagnati. Però, vabbè, cioè, nel senso, si fa, d'estate si fa. E mi rifiutai proprio di prendere più il phon perché avevo troppa paura e rimasi pietrificata un attimo sul letto perché era la seconda ombra che vedevo e adesso avevo sentito il rumore. Lì per lì, comunque da piccola, non avevo pensato che magari il rumore poteva essere qualsiasi cosa, anche il vicino di casa che si stava asciugando pure lui i capelli, che aveva buttato qualcosa. Però vi posso assicurare che quel rumore l'avevo sentito proprio in casa. Cerco di richiamare mia mamma. Mio papà si era dimenticato il telefono in casa perché lo vedevo, stava sul tavolinetto. Ero impanicata. Ero già vestita, ero già truccata, mi mancavano appunto solo i capelli. Io sempre così, fin da piccola, sempre che mi sono truccata e vestita prima di farmi i capelli. Io strana sempre, fin da piccola, lo faccio pure mo'. E anche in inverno, cioè io sono fatta, vabbè. E niente. Diciamo che lì per lì io cerco di contattare mia mamma, zero, sto con il phon spento, questi capelli mezzi bagnati e continuavo a guardarmi intorno. Non stava succedendo niente, quando vado per riaccendere il phon, perché volevo comunque asciugarmeli, perché volevo farmi i boccoli, prendo per riaccendere il phon, boom, altro rumore, ma proprio come se fossero scatole che cadono, scatolette tipo di medicinali, cose così, no? No, raga, vi giuro, il panico, cioè, brividi solo a raccontarvelo, il panico, non sapevo veramente che fare, ero veramente, perché sentivo che era in bagno, cioè, sentivo proprio che il rumore derivava dal bagno, ero impanicatissima, veramente non sapevo che fare, a me mi vengono i brividi pure a raccontarvelo, mo, sinceramente, niente, praticamente, anche lì non sapevo che fare, provo a richiamare mia mamma, zero, presa da un lapsus di pazzia perché a rimettaci non lo farei, vado in bagno e vedo che praticamente era completamente rovesciata tutta la nostra. Noi avevamo portato un beauty case con dentro spazzolina dei denti, tutta la roba era completamente rovesciata a terra e stava su un tavolinetto che stava in bagno. Io là al panico ho detto: com'è possibile che è accaduto? Io non l'avevo toccato, stava comunque fermo, cioè stava su un piano, com'è possibile che è accaduto? Lì mi sono panicata proprio e poi la cosa più brutta che mi sono accorta, io vi assicuro che la tendina della doccia era chiusa, quando sono entrata in bagno era aperta, raga, vi giuro, mi sono panicata troppo, mi sono veramente impanicata perché ho detto,
Porca miseria, io non ho fatto questo. Però non me lo spiego manco adesso. Per spostare della roba, per fare una cosa del genere, ci vogliono troppe energie. Io ancora adesso non me lo spiego come sia possibile. Cioè, io vi giuro, io non riesco a spiegarvelo, io non me lo posso spiegare. Non c'è una spiegazione logica, cioè, servono troppe energie a un'energia per fare una cosa così. Non è possibile. Non è letteralmente possibile. Comunque, io là mi sono spaventata tantissimo, al che ho preso la mia borsetta dei tempi, la chiave che lasciavamo sempre nell'entrata, ho preso tutto di corsissimo, ho ripreso il telefono da sopra il coso, tanto stavo con le scarpe infradito, ho preso quindi il telefono, borsa, chiavi e tipo mi sono lanciata verso la porta, non scherzo. Quando mi sono rigirata per chiudere la porta, ho rivisto un'ombra che passava dal bagno alla camera. Vi giuro, ho chiuso in una maniera non veloce di più la porta. L'ho praticamente sbattuta, non ho chiuso con la chiave, proprio chiuso. Mi sono scaraventata giù per le scale, che poi non era un palazzo, ma tu facevi le scale e stavi praticamente in pineta, stavi già fuori ed era tutto buio. Ed era tutto buio. Insomma, mi sono scaraventata fuori dalle scale. Vi giuro, una paura terribile. Mi sono rigirata. Avevo lasciato tutte le luci accese. Mi sono rigirata per guardare il finestrone che dava dalla parte, non della pineta, ma dalla parte esterna. Quindi dove stavo io. Ho visto dalla finestra che le luci si erano spente da sole. Io avevo lasciato tutto acceso. Cioè, io ho visto proprio il lampo. Che si spegnevano le luci. Raga, vi giuro, non ci ho capito più niente. Ho iniziato a correre veloce verso la parte della pineta, sperando di incontrare subito i miei, e non li trovavo. Giravo questa cazzarola di pineta, poi non mi sono inoltrata nella pineta perché c'avevo una paura pazza, cioè non ce la facevo ad entrare nella pineta. Io però sapevo che i miei stavano probabilmente proprio dentro la pineta con le torcette, perché comunque era un posto tranquillo e chiuso poi perché era tutto recintato, non è che persone esterne potevano entrare. E poi molti andavano a portare i cani perché avevamo preso quel posto proprio perché poteva starci Perla. Non abbandonate mai gli animali d'estate. E anzi, avevamo preso un posto proprio adatto ai cani, quindi quella pineta era fatta apposta. C'erano, insomma, un sacco di persone che portavano i cani. Oh, lì per lì era tutto vuoto, vuoto. Probabilmente stavano tutti nelle discoteca, nella discoteca o a bordo piscina, stavano tutti lì probabilmente, o sulla spiaggia che si facevano i falò, c'erano tutti quanti, insomma, o nel bar, insomma, era bello. E oh, non li trovavo, non li trovavo, non li trovavo. Ho iniziato a correre per tutta, praticamente mi sono fatta il giro della pineta esterna. Niente, non li trovavo. E quindi mi è toccato entrare dentro la pineta. Lì il panico, perché io penso, io stavo un po' impanicata. Io cercavo di chiamare mia madre, non gli prendeva il telefono. Poi ho scoperto che era spento, cioè l'aveva spento. E mio padre invece se l'era dimenticato a casa. E insomma, mi inoltro nella pineta una paura bestia perché praticamente era tutto buio, ma veramente buio, non c'era un'anima. E cioè, per chilometri e chilometri vedevi solo nero, era tutto buio, non si vedeva niente, ma zero, regà, zero, era tutto spento, cioè non c'era niente, io più degli alberi con la luna lo vedevo, con le stelle, che poi lì era pure bello perché appunto essendo tutto spento si vedevano le stelle, era bellissimo. Ma vi giuro, cioè io veramente stavo morendo, io mi vedevo già ai serial killer che mi ammazzavano, cioè stavo malissimo. E inizio comunque a corricchiare a destra e a manca per cercare. Poi io avevo iniziato anche a urlare mamma, 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 perché proprio. Poi a un certo punto mi è venuto poi il pensiero: metti caso c'è qualche malintenzionato, io urlo mamma, mamma, un pedofilo, te saluto cuore. Quindi ho iniziato pure a sta zitta, a una certa mi sono azzittita. Insomma, correvo, 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 correvo. Poi sempre stata cicciottella, quindi c'avevo la tachicardia perché ero spaventata, la tachicardia perché correvo. Cioè, mi stavo veramente, stavo schioppando, stavo sentendo veramente male. Ho fatto sta, a un certo punto mi fermo, mi ero persa nella pineta, stavo a di foresta, era una pineta,
mi c'ero persa, non sapevo più dove stavo, non mi ricordavo quale cazzo, da dove cazzo allora ero arrivata, perché poi avevo fatto talmente tante volte il giro che non mi ricordavo. Insomma, a un certo punto inizio a sentire come se i miei sensi si fossero allargati, no? Quindi inizio a sentire passi, scricchiolii di vari tipo che si erano rotti, tipo i bastoncini, quelli che cadevano dagli alberi, stormi di uccelli, tipo tutto che andava. Cioè, io veramente stavo impanicata. Sono rimasta lì ferma, ho detto: Chiare, usa la capoccia perché questa è la porta buona che non si riuscì mai a risollevare. Questa è la porta buona che ti perdiamo qua dentro e esci RTG, non perché sei diventata una cantante famosa, ma perché stai a morire. Quindi stavo veramente male. Oh, corro ovunque, continuo a correre. Mi è venuta un'ideona, ho detto: Senti, l'unica cosa che posso seguire è l'udito. Sentivo la musica della discoteca, ho iniziato a seguire con l'orecchio da dove mi sembrava più forte. Alla prima botta mi sono sbagliata perché sono andata, sapete che il suono rimbalza, no? Quindi mi sono trovata completamente dall'altra parte, sembrava che venisse da là, in realtà stava dalla parte opposta. Una volta capito quello mi sono rifatta praticamente tutto dritto alla pineta, che poi non sapevo se stava andando per dritto o per storto, perché la pineta era tutta uguale, quindi va a capire se stava andando dalla parte giusta. Penso di essere stata una buona oretta lì e i miei ovviamente non si sono preoccupati perché eravamo rimasti, che loro non sarebbero tornati in stanza. Cioè, eravamo rimasti, che loro si facevano una passeggiatina notturna e poi magari avrebbero riaccompagnato Perla in camera e loro sarebbero andate a prendersi qualcosa al bar. Quindi proprio, io stavo proprio persa, cioè proprio persa perché loro non mi avrebbero cercata. Quindi veramente io stavo impanicata e sentivo come se qualcosa mi stesse inseguendo, sentivo come se avessi sempre presente qualcosa che mi inseguiva da dietro. Era una sensazione assurda, perché io mi giravo, non c'era nessuno, ma io mi sentivo proprio seguita e sentivo dei passi, sentivo degli scricchioli. Questo però ovviamente in una pineta dici può essere qualsiasi cosa. Sì, ci mancherebbe, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma una presa a male, raga, pazzesca. Comunque sia, continuavo a correre, non trovavo assolutamente via di uscita. Fortunatamente con la musica appunto ero andata dall'altra parte e sono riuscita ad andare dall'altra. E fortunatamente ho trovato praticamente la stradina che si alzava e ti portava dove c'era la prima piscinetta. Quindi una volta trovato quello ero praticamente per strada. E ho trovato quella salinina, mi ci sono imbucata, ma mi sentivo ancora osservata. E lì un'altra volta mi sono girata e nel buio pesso che avevo dietro, io una paura pazza, stavo piangendo oltretutto, stavo veramente piangendo. Nel buio pesso rivedo qualcosa sfrecciarmi, ho detto porca miseria, mo ripensandoci magari era un uccello. Però raga, veramente una paura bestiale, bestiale. Che poi non c'avevo solo paura di quello che avevo visto. Là dentro ci potevano essere serpentelli. Cioè, mamma mia, raga, una delle notti più brutte della mia vita. E comunque arrivo lì, arrivo sul ciglio della strada, quindi risalgo tutto dove c'è stata questa piscinetta. E per fortuna vedo praticamente fondo in fondo in fondo dove c'era la salitona che poi si arrivava a quello che era appunto il centro dove si prendevano le cose da mangiare e tutto. Vedo i miei con Perla, cioè riconosco Perla da dietro e poi c'è che stava col guinzaglio e poi si sposta papà, stavano lì. Mamma mia, cerco di ricompormi perché pensavo che stavo per fare una figura di cacca perché alla fine non era successo niente, quindi mi ripulisco tutta quanta così e gli corro incontro. Cioè, tipo, ehi, genitori, furbacchioni, mi siete mancati e manco poco. Dove eravate? E mia mamma, che cioè, mi aveva vista che stavo bianca come un cencio, stavo malissimo, mi fa: Chiama, che hai fatto? E io: No, a posto, così. Insomma, quella sera non sono voluta andare a salutare nessuno, sono rimasta sempre perennemente con i miei genitori attaccata. Loro e anche la Perla non l'abbiamo riaccompagnata in stanza, anche se io non avevo parlato di niente e loro non sanno di questa cosa. Non penso che la sapranno mai, forse se mamma guarderà questo video: Ehi, ciao, ho vissuto questa cosa. E
però non raccontai niente. La notte, quando riandai in stanza con mamma e papà, perché poi eravamo rimasti a vedere gli spettacoli che davano appunto al villaggio turistico, che lì andavano fino alle 5 del mattino a continuare così con musica e tutto. Eravamo rimasti lì, poi c'erano dei gruppi di amici, quindi eravamo rimasti tutti lì. E quando eravamo rientrati per dormire in stanza, a parte che io sono rientrata che avevo una paura pazzesca, ma sono entrata praticamente abbracciata a mia mamma con la scusa che ero stanca e non sono riuscita a chiudere occhio. Anche in casa, una volta in casa, ho continuato a vedere delle ombre che mi sfrecciavano davanti mentre ero sdraiata nel letto. E giuro, una paura pazzesca, è perché era lì, avevamo spento tutte le luci, perché poi stavamo tutti in camera insieme, quindi... Ma vi giuro, una paura pazzesca, non ho chiuso occhio, e poi la mattina presto siamo ripartiti per tornare a Roma. Vi giuro, un'esperienza... non lo so, un'esperienza traumatizzante. Ve l'ho detto, non uso più il phone... E comunque quando vedo che c'è una pineta, una cosa così, è difficile che ci entro da sola o è difficile che comunque ci passo tranquillamente. E comunque vi ho tolto un sacco di dettagli perché sennò verrebbe un video immenso, ma vi giuro è stata un'esperienza brutta, cioè è stata proprio un'esperienza di quelle brutte perché io sentivo questo senso di oppressione, queste continue ombre, il coso nel bagno che era caduto, la luce che si era spenta davanti ai miei occhi e nessuno l'aveva potuta toccare, e non erano di quelle automatiche che prendono e si spengono, li dovevi spegnere, non erano te, lo dovevi spegnere tu. Veramente, è stato pazzesco, è stato veramente pazzesco. E io spaventatissima e niente. È stata proprio una brutta esperienza. Ci ho messo un po' a raccontarvela perché comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi ha preso a male, vi giuro, perché ricordarmi certe cose è... Non lo so. Non so se sentirmi stupida. Non so se pensare che sia stato tutto frutto della mia immaginazione, ma le luci si sono spente, quello era veramente caduto. Non lo so, non so che cosa pensare. Comunque questa non è l'esperienza peggiore che io abbia mai vissuto in ambito, diciamo, paranormale, c'è di peggio. Quindi facciamo una cosa, se questo video arriva a 10.000 mi piace, vi racconto la prossima esperienza, che è anche peggio di questa in realtà. E l'ho avuta più o meno alla stessa età. Però è veramente da mettere i brividi, cioè se questa volta stavo piangendo vi dico solo che la volta successiva ho vomitato per la paura, non dico altro. Bene tesori, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, spero che appunto questa storia vi sia piaciuta, fatemi sapere comunque che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, lasciatemi comunque le vostre esperienze paranormali qua sotto, anche se ancora devo leggere quelle dello scorso video, comunque presto vi farò il video dove le leggo. E niente, vi voglio un mondo di bene e ci vediamo come sempre pronto nel prossimo video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un mi piace così arriviamo subito a 10.000. E niente, iscriviti al canale, seguimi su tutti i social e sigla!